Ragazzi, io do soltanto un piccolo preavviso. Il video che vedrete oggi è un video che è stato editato mesi e mesi fa, di cui mi ero completamente scordato l'esistenza, e che è appunto un episodio segreto e vedremo oggi in maniera speciale. Infatti questo video è stato registrato e precaricato, ma non è stato mai visto da voi, forse alcuni l'hanno visto, un paio di mesi fa. Per cui guardatevi questo video perché è appunto un video segreto e forse quasi nessuno di voi lo ha mai visto. Quindi buona visione. Ciao ragazzi, qua è Megozzo e benvenuti tutti in questo nuovo episodio della vita reale da bambino. Allora, come avevo già detto, questi sono episodi speciali. Come ragazzi, per registrare ci vuole anche un po' più di tempo. Volevo chiedervi di mettere subito un bel mi piace a questo video e così partiamo veramente a bomba. E che questi episodi non fanno comunque parte della storyline principale vista sul mio canale, ma sono degli episodi a parte. Comunque fanno parte sempre della vita reale da calciatore e da bambino. E prima di passare al video, ragazzi, velocemente vi ricordo di seguirmi su Instagram, che potete trovare sia qui che in descrizione. E seguendomi su Instagram, ragazzi, avete tutti quanti la possibilità di essere salutati in tutti i prossimi video. Ci mettete veramente qualche secondo nel farlo, quindi se volete fare, volete essere salutati, potete benissimo farlo. Allora ragazzi, eccoci in casa nostra con nostro padre, con Cristiano Ronaldo. E io ovviamente sono Ronaldo Junior, questo già lo dovreste sapere e lo sapete. Allora, vi spiego brevemente quello che faremo in questo video. Siccome nella prima edizione, ragazzi, quindi nella prima serie della vita reale da calciatore, io sono stato rapito da Trevor, quindi io e Jasmine, che adesso non è qui, siamo stati rapiti da Trevor e Cristiano Ronaldo, diciamo che poi per salvarci ha dovuto ucciderlo. Mentre ragazzi, in questo video speciale, come vi ho già detto, all'inizio, che non fa parte della storyline principale, vede che cosa sarebbe successo se Ronaldo Junior si fosse vendicato, insomma, se si fosse vendicato, cosa sarebbe successo, ragazzi? E lo vedremo in questo video. Siccome sapete che Ronaldo Junior è un pazzo scatenato, regà, non intendo per niente dirlo a mio padre, perché sennò poi, ragazzi, va a finire che magari scopre tutto. Infatti, non so che cosa stia dicendo. Trevor è stato arrestato, è stato rilasciato, quindi in questo video è stato arrestato e rilasciato, però normalmente è morto. E adesso, ragazzi, andremo da lui in Lamborghini. Sì, avete capito bene. Bene, Ronaldo Junior, ormai sapete, ragazzi, che da quando Cristiano Ronaldo ci ha regalato la Lamborghini Sesto Elemento, siamo praticamente inseparabili. Infatti la usiamo praticamente sempre. Anche se sapete che un bambino non potrebbe guidare questa macchina, il massimo che possiamo guidare è la Smart. Però, ragazzi, noi, oddio, ma ti sembra normale che questo si ferma per far passare un gatto? Ma veramente state facendo? Un'altra cosa, vi state chiedendo perché Ronaldo Junior fa sta cosa? Perché, ragazzi, ci ha tenuto in ostaggio a me e a mia madre, e la cosa non mi va per niente giù. Quindi, quando arriveremo, vi faccio vedere anche come daremo fuoco alla casa di Trevor senza farci sgamare. O meglio, senza farci sgamare, togliamolo, perché non sappiamo veramente se riusciremo a farlo, no? Abbiamo sbagliato strada di qui. E quello che stiamo vedendo oggi è una vendetta personale di Ronaldo Junior. Per cui vi ho detto, ragazzi, che questo è un video speciale che non si trova sul mio canale, ma si trova soltanto qui. Ed essendo un video speciale, ragazzi, Ronaldo Junior ve ne farà veramente vedere delle belle. Per cui, dato che se ricordo male, se ricordo bene, la casa di Trevor dovrebbe essere proprio qui, ragazzi, alla fine di questa lunga strada. Perché mi ricordo che abita qui, vicino al lago che c'è qui a nord della mappa. Quindi dovrebbe abitare qui. Vediamo ancora, passa il treno e ci piglia avanti. Ok, treno. Oh, ho visto bene, era il treno. Infatti, ragazzi, guardate di poco, ma il trono ci metteva giù. Comunque, siamo arrivati a casa di Trevor, ragazzi. Dobbiamo nascondere la Lamborghini, perché dalla Lamborghini potrebbe collegare che siamo veramente noi. Quindi nascondiamo la Lamborghini da qualche parte, ecco. Noi possiamo parcheggiare la macchina benissimo qui dietro, senza problemi. Scendere e iniziare la nostra vendetta contro Trevor. Perché sapete, ragazzi, che Ronaldo Junior è pazzo, non teme niente, e lui vuol fare tutto quello che dice lui, e c'ha ragione. Ok, ragazzi, casa di Trevor è proprio qui. Vi state chiedendo perché Ronaldo Junior fa questa cosa, ragazzi. Ronaldo Junior porta rancore verso di tutti. Per fare questa impresa, ragazzi, ci siamo muniti di Molotov, che ovviamente abbiamo comprato, perché mi sembra ovvio che anche un bambino potrebbe farli. Basta prendere una bottiglia di vetro, un asciugamano e un alcol e dargli fuoco. È una cosa talmente semplice. Ok, allora, abbiamo la route di Trevor? Sì, dovrebbe essere quella. Quindi, ragazzi, da veri arroganti, adesso scavalchiamo e facciamo vedere a Trevor chi è che comanda. Perché la prima volta che ci ha rapiti, ragazzi, non avevo per niente l'idea che fosse un pazzo scatenato. E adesso la pagherà veramente cara. Quindi ci penseremo noi a dargli il ben servito. Ora vedrete. Allora, come prima cosa, guardiamo un po' intorno. Oddio, sembra essere lui. È lui? No, no.
Allora, come prima cosa, ragazzi, assicuriamoci che non ci sia né fuori né dentro. Allora, per ora fuori non vedo nessuno. Vai piano, Ronaldo Junior, che se esce e ti vede qui, ti ammazza proprio senza pensarci due volte. No, allora, fuori non c'è nessuno. Quindi siamo fortunati, fuori non c'è nessuno. Ok, per cercare di aumentare il danno, ragazzi, ho portato anche una tanica di benzina, ma questa, ragazzi, la useremo dopo. Ora assicuriamoci che prima di tutto Trevor non sia in casa, perché se Trevor è in casa, raga, siamo veramente fregati. Non possiamo farlo e dobbiamo tornare indietro. Ok, allora saliamo qui, vediamo un po' cos'è. Trevor è in casa, anche se in realtà, ragazzi, casa. Vediamo se Trevor è nella roulotte, perché questo tizio abita in una roulotte, non abita manco in una casa vera. Ok, ragazzi, questo che sto facendo adesso è un rischio altissimo. Entrare, e se c'è siamo veramente fregati, quindi speriamo che non ci sia dentro. Oddio, madonna, raga, mi sto cagando addosso. Ve lo vedo adesso, esce all'improvviso con una mazzata baseball. No, ragazzi, non c'è in casa. Trevor non è in casa. Vediamo ancora, sta qui? No. Oddio, ma che c'è un televisore rotto. Che schifo, ma che topaia è, porca miseria. Ecco perché le darò fuoco senza pensarci due volte. Ok, siamo a spargere un po' la benzina in tutta la casa, ragazzi, in modo tale da dargli fuoco veramente. Ronaldo Junior, tu sei un bambino pazzo, raga. Fatemelo dire, ma questo bambino è proprio pazzo. Dobbiamo solamente sperare che Trevor non arrivi proprio mentre stiamo facendo questo lavoro qui, perché sennò, raga, siamo veramente fregati. Ok, ragazzi, ho sparso un po' di benzina un po' qua e là. E ora vediamo di dare fuoco alla casa senza farci vedere. Ancora esce all'improvviso. Ragazzi, no, a quanto pare ha lasciato addirittura casa sua incustodita. Oddio, impossibile. Allora, nascondiamoci qui dietro, perché strano, prima, cioè, lasciare qui il quad. Dove può essere, ragazzi? Deve essere pure da qualche parte questo qui. Non penso che sta fuori tutto il giorno. E proprio questo è il momento di poterlo fare. Dobbiamo dargli fuoco alla casa. Oddio! Adesso la benzina inizierà a spargersi a macchia d'olio, ragazzi, in tutta la roulotte. Ronaldo Junior, che stai facendo? Sta dando fuoco veramente! Oddio! Ok, Molotov li abbiamo finiti. Scappa, 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 scappa. Oddio, no, è caduto con una capriola. Scappa! E ragazzi, come vedete, il fuoco si sta propagando anche fuori. È il momento giusto per scappare. Via, 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 via. È ora di filarsela e anche velocemente. Oddio! Ma è Trevor! Oddio, ragazzi! No, è Trevor! Scappa! Trevor ci ha scoperto che abbiamo dato casa alla, abbiamo dato fuoco alla sua casa e la sua roulotte sta prendendo fuoco. Ragazzi, dobbiamo subito andarci. La Lamborghini, eccola, eccola! Scappiamo via immediatamente! Ok, ragazzi, lo posso mettere sotto, lo posso mettere sotto, lo posso mettere sotto! Aspettate che sbuca! Ragazzi, mettiamolo sotto! No! Oddio, ho sbagliato! Ho ammaccato la macchina! No! No, scappa, Ronaldo Junior, scappa! Oddio! No, ragazzi, ci ha preso! No, non puoi prendermi a legnate! Oddio, ragazzi, questo ci ammazza! Questo ci ammazza! Ho mancato la Lamborghini, ho fatto male i calcoli! Corri, Ronaldo Junior, corri! Corri! Ok, adesso che mi invento, mi devo inventare qualcosa, ragazzi, mi devo inventare qualcosa velocemente! Oddio, chi è questo? Oddio, ho chiamato qualcuno a farsi aiutare! No, no! Oddio, ragazzi, devo scappare! No, ecco, no! Sono qui! Dove vado? Dove vado? Oddio, ragazzi, sono in due! Con una leggera ammaccatura davanti che possiamo risolvere, superficiale, dobbiamo metterlo sotto. Dov'è Trevor? Sotto, Trevor! Oddio! L'abbiamo ucciso? Beh, mi auguro di sì, ragazzi. Anche perché lui stava... No! È ancora vivo! Nascosto qui dietro, cercando di capire cosa devo fare. Ma eccolo, sta arrivando. Mi è rimasto un molotov proprio in caso di emergenza. Ok, ragazzi, d'altronde è sempre Trevor, quindi... Avevo portato un molotov di riserva proprio per questo. Ragazzi, lo possiamo fare qui. Dai, avvicinati. Adesso, quando meno se l'aspetta. Sei mio, vai. No, sì, l'ha preso. Vai, Ronaldo Junior, è il momento di scappare. Non pensare se l'hai ucciso, se sta andando a fuoco, perché sicuramente sta andando a fuoco. Vai, Ronaldo Junior, ora puoi scappare. Ragazzi, non so voi, ma con la Lamborghini ammaccata di sangue, di Trevor tra l'altro, penso che sia ora di darsela a gambe, perché devo dire che siamo stati anche abbastanza fortunati. Gli abbiamo messo fuoco alla casa, gliel'abbiamo fatta pagare abbastanza, anche perché non voglio ucciderlo, non sono mica un assassino. Gliel'abbiamo fatta pagare più che bene, devo dire. E abbiamo anche lanciato un molotov addosso, che poi tra l'altro non era prevista sta cosa. Era prevista che li dovevo usare tutti quanti per dare fuoco alla casa, ma uno me lo sono voluto tenere per sicurezza. Devo dire che comunque ci siamo medicati abbastanza dando fuoco alla casa di Trevor, dato che il nostro intento, ragazzi, era quello, non era comunque quello di ucciderlo. Dobbiamo subito tornare a casa, ragazzi, prima che il nostro padre possa sospettare qualcosa. Ragazzi, siamo tornati a casa il più presto possibile. Più che altro le macchie di sangue, a toglierle le macchie di sangue. Però guardate, raga, è troppo ammaccata avanti, porca miseria.
Vabbè, la farò portare a un meccanico, ma piuttosto devo tornare dentro in casa prima che magari se ne accorge. Ok, ragazzi, speriamo bene, papà, papà, sono qui, fermo, fermo. Ecco, già stava, già aveva chiamato gli agenti. No, papà, sono qui, tranquillo. Sono andato a fare un giro, non sono andato da nessuna parte, ragazzi. Se credete, sono credibile. Ragazzi, Cristiano Ronaldo ci sta chiedendo se è sicuro che siamo usciti oppure siamo andati a fare qualcosa a Trevor, perché penso che papà lo aveva capito. Noi a Trevor? No, 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 non abbiamo fatto niente. No, 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 sono andato solo a fare un giro. Kit, ragazzi, sono abbastanza credibile. Ok. Bene, ragazzi, papà sta parlando con l'agente dell'FBI perché pensa che io abbia fatto veramente qualcosa a Trevor, perché sa che noi siamo molto vendicativi. Intanto, ragazzi, è tornata anche la mamma dalla palestra. Bene, ragazzi, quindi diciamo che per questo video è andato tutto bene. Papà non ci ha sgamato, almeno spero che non si sappia nulla. Speriamo che sia andata bene. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel pollicione in su, un bel commento se vi è piaciuto il video. Vi ricordo, ragazzi, che se vi è piaciuto commentate con quello che vorreste magari vedere, perché i commenti li guardo. Quindi vi ricordo di seguirmi su Instagram se volete essere salutati in tutti i prossimi video, ragazzi. Iscrivetevi al canale, ovviamente, se i video vi sono piaciuti e se ne volete altri, per cui ovviamente vi aspetto. Ragazzi, qua è Megazzo che vi saluta e ci becchiamo al prossimo video. Ciao!